Disattese o ridimensionate da istituti di statistica e organismi economici internazionali. Molto probabilmente non solo il 2014 ma anche il 2015 sarà un anno difficile per l'economia nazionale. Lo Stato continuerà ad agire in modo vessatorio nei confronti dei cittadini, la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che adesso si connette anche con l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio dei bilanci. Il bilancio di previsione è senza mai dimenticarlo. Sul bilancio, naturalmente il mio voto è contrario. Ho due punti su discorsi contabili e un punto su questioni politiche. Quindi, la prima cosa che volevo far notare al ingegnere è che il fondo di solidarietà a me risulta stato essere ridotto a 355.616 il 16 di settembre, mentre nel bilancio 305 è stato inserito 405, quindi già per me c'è un errore, va bene? Sì, poi sono. Poi non vedo il fondo di svalutazione credito, che è obbligatorio per legge, nel caso ci siano nella parte attiva la situazione di cassa, che è previsto dal 30%, non c'è bisogno che ti dico. 20%, non c'è bisogno che ti dico le cose. E poi l'ultimo, la questione politica. Sulla fatto il conto del monte interessi, e stiamo pagando 75.000 euro di interessi, che in più con la parte di quota capitale, che è 297.856, siamo a 373.202. Nel 2009 noi eravamo su un livello di 105.051, quindi noi siamo saliti comunque dal 2009 ad adesso, c'è un aumento tra mutuo e rimborso quota capitale e interessi. Fatto i conti di quasi, sono 3,73 meno 105, 270.000 euro di in più. Questi non dati di bilancio, 270.000. In ultimo, ho visto che è stata messa nella parte entrata, nella parte dei mutui,